Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su One Piece Pirate World 3 e vista l'ansia che avete inizieremo il diario dei sogni, appunto come mi avete richiesto. Molti di voi erano ansiosi di vedere questa modalità e quindi iniziamola subito. Faremo sia quello dei sogni, come vedete ora c'è solamente quella, completata quella dei sogni si sbloccherà il diario degli incubi, che sarà semplicemente la stessa cosa in modalità uber uber difficile, anche se io ho qualche dubbio su questo uber difficile. Non l'ho ancora provata nemmeno io, la proverò insieme a voi per la prima volta, ma... Visto lo svolgimento del gioco ho molti dubbi sulla difficoltà, perché per ora di difficoltà non ce n'è in questo gioco, ma proprio mai. L'epoca è quella della grande era dei pirati. Alcuni cercano tesori, alcuni cercano di essere re dei pirati e altri di eliminare i pirati. Sono giorni di battaglia senza fine. E ce n'è uno che cerca di immergersi in questa feroce battaglia. E siamo noi. Allora, innanzitutto voglio farvi vedere tutti i personaggi che si sbloccano semplicemente finendo la modalità principale, il diario principale di Pirate Warrior. Allora, innanzitutto abbiamo i marinai, alcuni pirati, altri pirati. Come vedete ci sono molti buchi, la ciurma di cappello di paglia tutta, sia i 2 anni dopo che i 2 anni prima. Basterà infatti cambiare costume, nuovo mondo 2 anni dopo, gli altri 2 anni prima. Basta semplicemente cambiare costume per avere il personaggio dei 2 anni prima. Altri personaggi non sotto nessuna categoria, come vedete a livello 1, perché non li ho mai usati in questo salvataggio. Ok, allora io inizierei facendovi vedere 2 personaggi nuovi, come Lucci e poi vedremo Sabo. Non so ancora come organizzerò questa serie, perché non so quanto dureranno i vari capitoli. Però vediamo, più capitoli riesco a fare, più faccio. Iniziamo con Lucci, perché è fiero ed è inquietante da matti, però iniziamo con lui. Allora, le monete le ho già assegnate tutte, come vedete non mi fa assegnare altro. Cresci con Berry, è già a livello massimo, perfetto. Allora, andiamo con Lucci. Eccoci qua. Cos'è il diario dei sogni? Il mondo di questo gioco è simile a un sogno in cui gli inconfondibili personaggi di One Piece si incontrano e combattono tra di loro. Vincendo le battaglie sull'isola, potrai avanzare su quella successiva. Ci sono personaggi forti, come vedete ce ne sono ogni puntino nero all'interno della mappa sono personaggi forti, nemici potenti del diario dei sogni appunto. Su alcune isole ti attendono nemici potenti, intenzionati a bloccare il tuo cammino. Sconfiggendo i nemici potenti in questione potrai trasformarli in personaggi utilizzabili da te. Se notate, quello là in fondo è inconfutabilmente Shanks, e se notate tutti i personaggi che hanno inquadrato sono personaggi che noi ancora non abbiamo sbloccato. Dovremo sconfiggerli in questo diario per poterli poi utilizzare liberamente. Alcuni personaggi, inoltre, diventeranno disponibili nel tuo diario della leggenda e nel diario libero, una volta disponibili in questo mondo. Visita tante isole e combatti con tanti nemici potenti. Eccolo là, Shanks! I confini del mare del diario dei sogni. Ai confini dell'oceano ti attende un pirata supremo, che potrai incontrare solo in questo mondo. Ok, come vedete appaiono personaggi che non abbiamo sbloccato. Là c'è il fenicottero, là c'è Barbetta e lì c'è Ace. Possiamo anche muoverci, cambia visuale, ecco qua. Il primo capitolo, ragazzi, sarà molto lento perché voglio spiegarvi un po' cos'è questo diario dei sogni. Appunto, dobbiamo completare la prima isola per poter avanzare nella seconda, nella terza e poi si apriranno tantissime vie per poter completare l'intero, diciamo l'intera mappa, chiamiamola così. Livello suggerito 1-7, sì, sono è ridicolo, la difficoltà di questa cosa è ridicola, però fa niente. Solamente l'ultima isola sarà di livello 100, ma riusciremo a farla comunque anche a livello 50 senza troppi problemi. Allora, iniziamo subito a fare la prima isola. Come potete vedere, anche qui c'è un livello leggenda. Questo livello leggenda è comune a tutto il diario dei sogni, infatti non avremo più obiettivi da raggiungere per ogni singolo capitolo, ma avremo degli obiettivi del diario dei sogni, come completarlo con le varie percentuali, scusate, vedete, sconfiggere tot nemici in una qualsiasi battaglia e tutto quanto, prendere S ovunque, arrivare all'ultima isola, sconfiggere tutti i nemici potenti e ottenere 2400 Kizuna Kill praticamente. Altre cose che possiamo vedere, vabbè, sono i manifesti delle abilità, ovvero i manifesti dei nostri alleati, quelli che potremmo chiamare all'interno di ogni capitolo, che vengono scelti randomicamente. Questa è una cosa che non mi piace, avrei preferito poter scegliere io almeno 1 o 2 personaggi, perché dovendolo fare randomicamente è difficile portare tutti i personaggi al livello massimo, perché alcuni sono rari da avere, cioè essendo random escono raramente alcuni, è proprio matematico. E quindi non è una cosa che mi piace molto. Per ora abbiamo sbloccato questi e man mano che li incontreremo sbloccheremo anche gli altri. Come vedete ne mancano parecchi.
Quanto odio non poter usare Mon come personaggio principale. Quanto odio, l'avrei voluto provare tantissimo Mon. Comunque spieghiamo le vele, esercito alleato appunto randomico e andiamo. Ok, i capitoli del diario dei sogni sono randomici, avremo una mappa randomica con dei nemici randomici, degli alleati randomici, l'unica cosa che potremo scegliere è il nostro personaggio. Tutto il resto è randomico, obiettivi, personaggi che appariranno, nemici che dovremo sconfiggere, sono tutti randomici. A caso, quindi, non potremo scegliere nulla. Allora, le abilità di Lucci fanno schifo, perché fanno schifo? No, le monete. Ah, perché... Ah, appunto, perché non ho le monete di Lucci, ottimo. E quindi nulla, perché il livello richiesto è livello 1, sarà una passeggiata, quindi ci metteremo semplicemente... Percezione della vera forma, perché non sappiamo chi potremo incontrare. Tutto il resto non ci importa. Eccoci qua, inizio missione. Siamo a Fishman Island e abbiamo come alleato Trafalgarino. Dobbiamo semplicemente battere le forze nemiche, ok. Guardate che bello che è Lucci, adoro questo personaggio. Nonostante io lo odio nel manga, però lo adoro nel gioco perché è fighissimo. E potremo passare dalla forma di, appunto, ghepardo alla forma di umano, aspettate. Quando mi ricordo come si fa, ecco così, perfetto. Ed è fighissimo perché possiamo appunto fare le combo tra umano e ghepardo. Vedete? È davvero molto bello. Adoro questa cosa. Tra l'altro, in base alla nostra forma, la combo leggermente cambia. E questa è una cosa che mi fa arrabbiare perché hanno prestato attenzione a delle cose sottili, come cambiare un moveset in base alla forma di un personaggio, e hanno fatto delle castronerie enormi per tutto il resto del gioco. Se avessero prestato la stessa cura per tutto il gioco, sarebbe stato epico. È apparsa altra gente, possiamo anche chiamare Trafalgar intanto. È anche bello vedere che il Kizuna è in base alla nostra forma, cioè se fossimo stati ghepardo sarebbe apparso il ghepardo, è davvero fichissimo. La cosa che adoro tantissimo questa dello Zozo, peccato che c'è soltanto lui, avrei davvero voluto avere anche gli altri. Guardate che bello che è. Ok. Ah, credevo si schiantasse contro il pavimento come l'altra volta. Invece c'è andata bene, è andato fino in fondo. Torniamo piccini. E mi piace essere piccino, sinceramente. È troppo grosso quel ghepardo. Ok. Allora, stanno andando a conquistare, mi scusate, il mio territorio, ho fatto tanta fatica a prendermelo. Maledetti. Facciamo un attacco speciale, vediamolo un po'. E anche questo, se fossimo stati ghepardi, l'avrebbe fatto come ghepardo. Io ora lo chiamo ghepardo tutta la vita, però in realtà non è un ghepardo, ma no, sono abbastanza convinta che sia un ghepardo. Sono abbastanza convinta. E ora mi scriverete tutti, non è vero, non lo è, mai. E dopo aver controllato ho scoperto che mi sbagliavo, infatti Lucci è un modello leopardo. Però in mia discolpa devo dire che ghepardi e leopardi visivamente sono molto simili. È bellissimo combattere così, veramente, continuerò a ripeterlo. Mi diverte davvero tanto perché è una cosa anche particolare, cioè nessuno degli altri personaggi ha la possibilità di concatenare il combo così, vedete? È davvero divertente, inutile. A me piace un casino combattere così, so che si impazzisce perché giro telecamera molto rapidamente, però è divertente. Ecco fatto. Sì, credo sia morto, credo sia deceduto. Male pure, però ok. Ok, abbiamo fatto quello che ci veniva chiesto e stiamo sprecando il nostro Kizuna fighissimo, ma fa niente. Vediamo se c'è un po' di gente su cui spararlo. No, è finito, vabbè, fa niente. Eccoli qua, sono arrivati ora. E non ci stanno dando alleati. Stavo guardando appunto che non ci stanno dando alleati. Ok, va bene. Un'altra cosa che voglio farvi notare, che potevano mettere anche nel diario principale, è che in basso, sopra le kill, abbiamo la valutazione del capitolo. Ovvero stiamo prendendo per ora, se finissimo il capitolo ora, prenderemo A. È una cosa che potevano mettere bellamente anche nel diario principale, così uno magari non impazziva per sapere quante kill doveva fare, no?
Per dire, però ok. Ora se mi aprite il purtun, grazie. Faccio anche fuori il povero Jabura. Anzi, mi faccio far fuori dal povero Jabura. E l'attacco speciale lo facciamo come Ghepardo. E lo abbiamo shottato perché questo capitolo, vi ricordo, è da affrontare a livello 1. Quindi noi siamo leggermente overleveled. Ma leggermente, siamo a livello 50. Ok. Forse l'avrei shottato anche solo guardandolo male, però fa niente. Ho soccorso Sanji, che ora diventerà probabilmente mio alleato, vero? Esatto. E gli alleati cui li reclutiamo così saranno personaggi che potremmo aiutare. Potremmo anche decidere chi sconfiggere in modo che diventi nostro alleato o tante cose. Vedrete che ci sono tante combinazioni. Non è... cioè, preferisco questa modalità rispetto ai diari alleati di Pirate World 2. Però comunque anche questa pecca un po' di ripetitività. Purtroppo questa è una cosa che Pirate World ha. È un problemino che ha. La ripetitività di alcuni capitoli effettivamente c'è. Si sente meno così. Però c'è. E generalmente questa musica indica che è apparso il boss finale. Quindi molto probabilmente Udi. Esatto, è l'ultimo boss. Infatti batti Udi e vinci la battaglia. E tu, maledetto uomo pesce goteante, muori male, perfetto. Ora vorrei... no, aspettate. Allora, facciamo un po' di kill ancora, visto che vorrei prendere S. E molto probabilmente ci mancano le Kizuna kill, perché abbiamo solo 700 Kizuna kill. Quindi conquistiamo un po' di territori facendo piroette fiere, quasi come quelle di Imankov, ma come lei non lo fa nessuno. Noi piroettiamo in modo molto più bruttino. Povero Lucci, se sentisse che lo sto paragonando a Imankov mi ucciderebbe male, probabilmente. Però fa niente. Spariamo via l'attacco speciale. Ok. Prendiamo Sanji e cerchiamo di caricarlo pure lui. Perché non è necessario, ma vorrei avere il Kizuna verso la battaglia finale. Perché è divertente più che altro. E ormai è, cioè, è una prassi, no? La battaglia finale si finisce in Kizuna. Ormai è così che combatto. È abitudine. E abbiamo preso S. Come vedete viene indicato sotto. Il nostro punteggio è passato ad S. Quindi noi ora possiamo andare bellamente a purgare male Udi. Un'altra cosa che ci fa capire che Udi è il boss finale, appunto, è la barra della vita. Vedete che è divisa in tre, come nella storia. Ogni volta che dobbiamo battere un boss finale, o comunque il nemico di capitolo, diciamo così, ha sempre avuto la vita divisa in tre. Questo è appunto un segnale che è il nemico finale. Come vedete, questi capitoli sono molto veloci da completare. E quindi più ne riuscirò a farne, più ne farò. Senza fare video esageratamente lunghi, ovviamente. Ma più ce ne stanno, meglio è. Tanto guarda Udi, scommetto che se ti sparo un Kizuna in faccia muori anche così. Cioè, sei proprio pattume al momento, sei. Vado. Ripeto, non è necessario finirlo col Kizuna, è solo una mia fissa. Ecco fatto, perché è fiero, no? Fare l'attacco combinato e ucciderlo male. Grazie. Gentili per l'applauso, grazie mille. Grazie. Ecco fatto. E come ci era indicato appunto sul capitolo, abbiamo preso S. Questa cosa potevano anche inserirla di là, cioè non avrebbe dato fastidio assolutamente, però ok. I tesori del diario dei sogni. A parte molti nemici potenti che incontrerai, in questo mondo risiedono anche molti tesori. Infatti, completando questi capitoli otterremo tutte le monete necessarie per potenziare i personaggi. Al termine della battaglia avremo appunto berry e monete. Ok. E come vedete sapremo cosa abbiamo completato perché si alza la bandierina tipo con scritto il punteggio che abbiamo ottenuto. E c'è anche una descrizione del capitolo che non ho letto ma fa niente. Che ci può dare un'idea molto vaga di quello che possiamo trovare. Molto vaga, ripeterei. Molto. Queste hanno la stessa identica descrizione. Alcune invece magari vi parlano di prigione, quindi voi capite che ci saranno personaggi di Impel Down. Vi parlano magari di isole nel cielo, e voi capite che ci sarà Ener. Tutte queste cose. Queste invece sono molto simili, perché forse probabilmente sono appunto le prime.
Detto questo, un'altra cosa che non mi piace di questa modalità è il fatto che io non posso scegliere un altro personaggio, ma devo uscire per forza da questa schermata per prenderne un altro. Quindi lo farò velocemente, prenderò Sabo velocemente e faremo anche questo capitolo. Eccoci qua, ho preso Sabo, pronti per fare la seconda isoletta, chiamiamola così, del Diario dei Sogni. Siamo in un... non riesco a comprendere dove ci troviamo, però abbiamo come nemico Asop e come alleati Morgan e veramente Morgan e Hannibal. Perché mai Sabo dovrebbe allearsi con Morgan e Hannibal? Vabbè. Ve l'ho detto, cose a caso, queste cose sono è tutto random qui. Allora, ho messo elegante, forza dell'eroe, ok, e quindi andiamo subito. Questo video, essendo il primo che faccio nel Diario dei Sogni, quindi ho parlato tanto, ho perso tanto tempo, credo che durerà un po' di più rispetto agli altri. Voglio fare almeno due isolette. Ci troviamo a quella che sembra Impel Down. No, Enies Lobby, scusate, non Impel Down. Ma è passato davanti a Hannibal e ho pensato ad Impel Down. Ma siamo ad Enies Lobby. Eccolo qua. Quanto è brutto avere Hannibal come alleato. Quanto? Pure Morgan. Ok. Abbiamo missioni? No, dobbiamo sconfiggere la gente. Ok, io sono venuta per abitudine qui perché credevo di dover abbassare il ponte, ma come vedete la mappa è completa, quindi il ponte è già stato abbassato, non devo conquistare nulla. Non devo conquistare, perché sto qua? Vabbè, facciamo le kill intanto, possono servire. Tanto shottiamo tutti male, non è che... ecco fate, appunto. Andiamo. Poi dobbiamo anche evitare molto probabilmente di perdere questo territorio, dato che lampeggia, che sarà la nostra base. Quindi eliminiamo tutti qua intorno, che è meglio. Ora, chiunque esso sia, morirà male. Asop. Guardate come si sciotta male Asop, eh. Guardatelo, eh. Fatto. Questo attacco, ragazzi, sciotta tutto e tutti. Cioè, non è proprio un problema dover sciottare gente con... dai, prendilo. Con signor Sabo, non è proprio un problema. Questo personaggio fiero, guardate che bello che... ok, lo so, dovrei andare avanti, ma fa niente. Io andrò avanti prima o poi, prima con questo qua, però. Ok, sono apparsi dei territori gialli. Ecco fatto. È apparso un nemico giallo, vado. Però ho finito il Kizuna, Patume, volevo sparargli in faccia. Chi è? Pirata gigante, ok. Ti seccherò malissimo. Cioè, tipo, sei già morto. Non l'ho preso, quindi non è già morto. Ma qua, ecco, appunto. Abbiamo già caricato anche Morgan. Ora entriamo con prepotenza qua dentro. Ecco fatto. Ecco qua. Proprio con la prepotenza della morte siamo entrati. Adoro fare questa cosa, ragazzi. Portate pazienza, ma è bella. E fa un casino di male. Però dobbiamo uccidere costui che morirà così. Tanto è un pirata random, morirà così anche lui. Ok. Non c'è bisogno dell'attacco epico. Ecco qua. Tra l'altro è paradossale che abbiamo un attacco speciale, cioè il pugno di fuoco saltante, chiamiamolo così, come attacco normale. Cioè potevano almeno farne uno diverso, ma fa niente. Come questo, aspettate, adesso ve ne faccio vedere un altro che potevano fare diverso, tipo questo. Cioè, quanti di voi se lo ricordano? Quello è un attacco che ha anche Ace. Va bene, ok, forse lo fa perché il fratellino, in memoria del fratellino, vediamola così per non vederla come un asset riutilizzato male. Però vabbè. Potevano anche sprecarsi e rifarlo nuovo come attacco. Ok, mi date una missione, devo uccidere chiunque esso sia, andiamo. Che sarà Crocodile. No, gente brutta. Gente brutta everywhere. Sciottiamola male. Mado, tre ne ho fatti fuori. Ho fatto fuori anche Crocodile. Ottimo. Ottimo. Però devo fare le Kizuna kill. Ne ho pochissime. Basta, fuoco, basta, esplodi. L'attacco ci lascia scopertissimi, è pericolosissimo. Ok.
andiamo a conquistare un po' di territorio perché abbiamo veramente poche Kizuna kill. Ok. Ora lo metto in un angolino e lo sparo nel lato opposto. Ok. Così copro tutto il territorio. Che brutto è vedere Sabo con questi due da parte. Ma è bruttissimo. Cioè, non si sarebbe alleato mai con uno come Morgan Sabo. Ah, ho conquistato. Io aspettavo che arrivassero ecco i nemici. Appunto. Però io ho molte poche kill. Ah, ragazzi, se doveste essere in difficoltà e non riuscite a capire... Ah! Quante kill dovete fare per completare il capitolo e prendere S, basta andare a vedere nelle opzioni, cioè visualizza valutazione, e vi fa vedere le percentuali che dovete raggiungere per avere il punteggio massimo, diciamo. Quindi ora ci dobbiamo spicciare tanto. Mamma mia, Aniabal, che hai fatto? Mamma mia, hai eliminato tutti male. Dobbiamo fare tante Kizuna kill noi. Che sarà un problema. Però le faremo. Tutta sta gente le faremo sicuro. Vai, Aniabal. Non hai preso nessuno mai. Ok. Vado a conquistare questo territorietto. Molto probabilmente non riuscirò ad usare il Kizuna contro Mon, ma fa niente. Oh, Monet, come diavolo si pronuncia quel nome? Non lo imparerò mai. Anche se me l'avete già detto, ma fa niente. Dimmi che non ho rallentato il tempo, ti prego. Una cosa che odio di Sabo è che rallenta a volte, attivando il Kizuna si rallenta il tempo attorno a noi. E questo significa che i nemici camminano e si spawnano molto più lentamente. Quindi potenzialmente il nostro Kizuna va buttato nel water quando si attiva quella modalità. Una cosa bruttissima. No, no, non ho fatto in tempo a sparare il mio Kizuna fiero. Carichiamo Morgan. Cosa sta dicendo il signor Agnaballo? Buono lì tu. Signor Agnaballo. Vai Morgan, fai tante kill. Ok. Morgan, ho bisogno che tu attivi il tuo Kizuna subito, tipo. Tipo ora. Fallo, uomo. Dietro, dietro di noi c'è gente. Poca però, pochissima. Vabbè, andrò da Mon così, sperando che siano... Ah, ma giusto, potrei anche... Ah, ho sbagliato tasto. Potrei anche guardarci, devo fare semplicemente 1200 Kizuna. Ok, potrei farcela. Ok, ho sbagliato tasto e si è levato il cappello, ok. Dai, 1200 Kizuna, possiamo farlo. Attivati, maledetto Kizuna, però. Dannato Morgan, fai qualcosa. Ecco, l'unica cosa che può allungarci un po' i capitoli è appunto voler prendere S in tutti quanti, cosa che io voglio fare. L'unica cosa che ci farà perdere tempo è questa. Oh, meno male, ce l'hai messa di tempo, eh? Ecco qua. Voglio farlo perché così intanto completiamo tutto il manifesto della leggenda, giustamente. Ok, siamo a 1000. Ignoriamo Mon perché brutalmente guardandola male morirà questa qui. Esatto, cioè tipo già a metà. Ah, mi ha messo un igloo. Maledetta. Ho appena detto che non ti voglio far male. Tu mi fai questo. Quanto ci lascia scoperti quell'attacco. Devo allontanare. Ok. Ok. E siamo a 1200 kill. E ho perso di vista Mon, era a lato. Porca miseria, era a sinistra. Ok, l'abbiamo presa comunque. Ora facciamo fatica a fare le kill, ragazzi, perché i capitoli sono molto più semplici rispetto al nostro livello e quindi uccidiamo tutti molto in fretta e non facciamo in tempo a caricare gli alleati. Questo cambierà man mano che noi andiamo avanti nei capitoli, saranno sempre un pochino più difficili e quindi i nemici reggeranno un po' di più i nostri attacchi. Guardate che bello che è Sabo. Lo adoro alla follia. Ok, S dappertutto. Abbiamo fatto 3600 kill in una qualsiasi isola.
chiamiamola così, del diario secondario. Eccolo qua. Bene ragazzi, questa è la modalità del diario dei sogni di One Piece Pirate World 3. Io esattamente come in Pirate World 2 vorrei che foste voi a suggerirmi i personaggi. Non so come registrare i capitoli, ma vi chiedo come sempre di lasciare sotto un commento con 1/2 personaggi che vorreste vedere utilizzati. Io ho usato Sabo e Lucci perché sono due personaggi nuovi fatti apposta per questo capitolo e mi sembrava bello iniziare con due personaggi diversi da quelli che abbiamo già visto. Non mi resta che ricordarvi di lasciare anche un like al video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!